Vorrei che fosse ancora qui. Ti dedicherò ogni mio traguardo, ogni conquista, perché tu hai sempre creduto in me. Sono le toccanti parole uscite dal cuore di una ex alunna di Maria Grazia Modenesi, la maestra morta ad aprile a causa del coronavirus a soli 55 anni. Oggi la scuola dell'infanzia di San Nicolò è stata dedicata alla memoria dell'insegnante scomparsa. Un'iniziativa dell'Istituto Comprensivo della Prefettura dell'Istituto Scolastico Provinciale del Comune di Rottofreno. Alla cerimonia, particolarmente toccante, erano presenti la mamma, il marito e il figlio della docente. La cosa più bella di oggi è stata, sono stati i bambini che hanno recitato le loro piccole frasi, diciamo, e questo mi ha colpito parecchio perché vuol dire che comunque è stato lasciato un segno. Ero lontano, ero nel Milanese bloccato, quindi anche quando aveva i sintomi a casa, i primi sintomi, non sono riuscito a salutarla né niente. Un lutto del lutto, diciamo. Gli alunni hanno letto al microfono alcuni messaggi dedicati all'insegnante. Grazie per tutto quello che mi hai insegnato. Mi mancano i tuoi sorrisi. Ti voglio bene. Questi sono alcuni dei pensieri che sono stati poi depositati in una scatola posta all'ingresso della scuola. Ho pensato di incentrare la mia riflessione sul fatto che questo non fosse un momento in cui piangere un'assenza, ma in realtà voleva essere un tributo all'opera di una donna che ha segnato profondamente gli alunni e le famiglie con le quali ha avuto a che fare nella sua esperienza professionale. Il messaggio è che ciascuno di noi deve portare via da questa scuola oggi qualcosa al quale improntare le sue scelte di futuro. Un'intitolazione che vuole essere anche un omaggio al ruolo degli insegnanti. Da un lato per ricordare questa insegnante, ma anche per ringraziare tutto il personale della scuola, è occasione anche per sottolineare l'importanza rispetto a quelli che sono i segni che lascia appunto nei suoi alunni.